e impiego non distaccano, non li fanno distaccare dalla realtà, e quindi anche questa manifestazione ha una forte valenza solidarietà, ma solidarietà concreta. Sì, stamattina non vogliamo solo parlare di contratti, delle difficoltà che hanno i lavoratori, ma abbiamo voluto lanciare un messaggio alla città, a tante persone che in questo momento sono disperate, non riescono a mettere il piatto a tavola, hanno difficoltà anche di avere un momento di solidarietà anche piccolo. Noi nel nostro abbiamo deciso di dare questo messaggio, messaggio di speranza, messaggio che a tante persone che frequentano in questo caso la mensa San Francesco hanno necessità di un pasto caldo. Abbiamo raccolto in questi giorni anche l'allarme lanciato dal signor Conte, e nel nostro piccolo cerchiamo di fare il possibile. La risposta dei lavoratori è stata, come vedete, positiva. Subito dopo la manifestazione consegneremo al signor Conte queste derrate alimentari, ma non finisce qua il nostro messaggio di solidarietà. Nei prossimi giorni faremo altre iniziative, posso già preannunciare che con l'Anteas nel bilancio 2015 sono state appostate 5.000 euro per la mensa a San Francesco che daremo tutte in derrate alimentari. Un piccolo segnale, soprattutto momento particolare poi come quello natalizio, a queste persone che vivono momenti di difficoltà. Mettendo al centro il cittadino, risolvere i problemi della cittadinanza. Abbiamo fatto un canto popolare di questo territorio proprio per dimostrare che è da territori che si parte. Vogliamo i contratti perché queste persone, tutti che sono integrati all'interno della filiera assistenziale, dell'istruzione, della scuola e del sociale, hanno il diritto ad avere un contratto, perché hanno il diritto ad avere un lavoro che deve essere riconosciuto. Si vuole disgregare questa nazione, si vuole disgregare questo territorio e sicuramente non passeranno. Qual è l'invito, l'appello che parte appunto da questa piazza? L'appello che parte da questa piazza è quello di ricominciare in una governance moderna a discutere del territorio, perché nessuno meglio di chi vive questo territorio sa quali sono i problemi, sa come si possono risolvere. Abbiamo soltanto nell'ultima settimana assistito ad uno spostamento delle agenzie delle entrate da Acropoli a Ballo. Non sanno che quella strada su 3 anni che è bloccata e ci vogliono dalle 4 alle 5 ore per raggiungere il territorio. Hanno richiesto soldi per produttività straordinaria a lavoratori senza tener conto addirittura 5 milioni alla ASL Salerno, 5 milioni all'azienda ospedaliera, oltre 5 milioni al comune di Salerno, non rendendosi conto che con il lavoro straordinario si garantiscono i livelli essenziali di assistenza e servizi sociali. Sono pazzi nel volere far restituire soldi ai lavoratori che hanno concorso a garantire produttività e miglioramento dei servizi. Siamo veramente fuori dal contesto e da questa piazza, noi lo stiamo gridando forte perché è da questa piazza che parte una ricostruzione di tutto il territorio.